taglia dalla tradizione, che si taglia dal mondo, dal contesto di appartenenza. È, diciamo, è un termine che ha un'origine molto lontana, Aristotele, una setta, gli epicurei, gli storici, ma anche il cristianesimo è nato come una setta, perché si è staccato da. Quindi, a dire, ci sono dei, è un continuo, ci sono dei gradi, ci sono, non necessariamente una cosa che si stacca solo perché si stacca, la possiamo dire così, o solo perché è un gruppo chiuso. Tanto più distruttiva, ed è difficile, è veramente arduo porre un segno a un certo punto di questa lista e dire da qui no, vado male, è veramente un continuo. Quindi è una cosa che cambia per gradi, via via diventano più vincolanti, via via diventano più dannose dal punto di vista fisico, finanziario, psicologico, via via sfruttano di più, via via non ti danno le informazioni, coartano la tua libertà in questo modo, però è un via via che possiamo individuare. È, come dire, vi ripeto, a volte anche i nomi si ci aiutano, però non solo, dobbiamo riconoscere i meccanismi che stanno alla base, vedere quanto appunto abusano della libertà, della fiducia della persona. Quindi non sono tutte da mettere sullo stesso piatto. Poi vi dicevo, dal punto di vista nostro pastorale, bisogna dire attenzione, come dire, la difesa del consumatore, attenzione che questo non è vero che va bene con la tua religione, è una cosa diversa, allora sì, però da un punto di vista sociale, psicologico e anche da un punto di vista diciamo legislativo devono essere operati degli stimoli, perché non solo se un gruppo professa un credo diverso e chiuso può essere accusato da un punto di vista legale di qualcosa, a meno che un gruppo non professi l'omicidio come una delle cose che fanno innalzare il livello all'interno della scala di merito di quel gruppo, per esempio molti gruppi satanici, per cui esistono tutta una serie di gradi, tanto più sali, tanto più ti sono richieste delle cose più forti, l'omicidio è nella scala, allora mi devi dire sì. E allora se nella scala, come consideriamo questo gruppo, questo credo? Ma diciamo, non solo quello che si cerca di fare per portare questo discorso anche fra persone che non sono cattoliche, è cercare di operare un distinguo non solo, non tanto sulla base della credenza, ma piuttosto sulla base dell'operato, sul modo di agire. Quindi se anche la credenza è diversa, da un punto di vista, diciamo, di fede possiamo dire diversa, ed è giusto stare attenti, come vi ho detto prima, ad esempio lo yoga, noi siamo sicuri che vada bene, e io stesso l'ho fatto questo discorso, però diciamo da un altro punto di vista è giusto non mettere tutti nello stesso piano, perché ci sono le differenze tra i satanisti e non so, chi aderisce a un'altra religione, anche di quelle tradizionali. La religione indù, il mondo indù, è veramente gli stessi esperti di quel mondo faticano a fare delle classificazioni perché esistono tantissime tradizioni diverse, tantissimi gruppi diversi, se ne creano di nuovi, dopo il contatto con l'Occidente ci sono state delle trasformazioni, quindi all'interno di quel mondo si può parlare di sette. L'abolizione del reato di plagio ha favorito l'aumento, la proliferazione, l'operazione delle sette. Ah, io penso di sì. Perché comunque sono più difficilmente perseguibili, sono perseguibili, si abusano di una persona che già è stata dichiarata incapace di intendere e volere, sono perseguibili se fanno ricorso all'ipnosi, però l'ipnosi è difficile da sapere se viene applicata o no, perché ci sono delle persone molto grave, non è che si mettono quel ciondolo così davanti con fenomeni strani, c'è attenzione che sono stati utilizzati. Esistono delle tecniche più sottili, per cui può anche non renderti conto che ti stanno ipnotizzando, quindi diciamo che è molto difficile questo. Oppure se fanno ricorso all'uso di droghe per renderti più suggestionabile, più diciamo. E anche quello è difficile, perché molte volte in questi gruppi fanno delle diete particolari, per cui ti danno delle cose preparate da loro e sapere cosa c'è dentro.
diverse persone hanno detto, diciamo, dopo aver bevuto di questi beveroni, di aver avuto delle sensazioni di resistenza alla fatica incredibile, eccetera, tutti i prodotti naturali, ci siamo sicuri? E chi lo sa? Per cui io penso che sì, penso che siamo stati contenti della produzione di questo reato. Vorrei dire, c'è una cosa che ho sentito, io ero a Fiume di Trento, c'era andato in una conferenza come oggi e c'era una testimone che aveva 60 anni, raccontava la sua esperienza, però su volevo dire questo, che sono bugiardi, perché raccontava di lei quando era una ragazzina che era a scuola, che noi cattolici lei non la chiamavano mai a giocare o fare qualsiasi cosa, no? Perché lei era la testimone, diceva, e i cattolici mi mettevano alla parte, non la richiamavano. Io ero lì che avevo un sangue che mi voleva chiamare, volevo dire che non era vero, perché noi cattolici chiamiamo tutti, abbiamo piacere di tutti. Era lei che non ci poteva andare, perché i suoi dirigenti le hanno proibito di andare a giocare con i cattolici, perché hanno paura che noi cattolici facciamo cambiare la sua mentalità. Ecco, loro dicono tante bugie e i giovani non devono ascoltare questi testimoni di Geova, perché quando parlano ogni parola è una bugia. Io mi sono promesso una volta che con due ragazze, stavo per dire, ragazze, chiedo scusa, ma queste signore dicono delle grandi bugie, ti sono testimoni, mi hanno mangiato la faccia, e un po' anche colpa se entrano queste giovani, è colpa anche di loro, dei giovani, che non ti ascoltano, sono oggi maleducati. E invece di dirti, oh grazie, che lei mi ha salvato, come non te che mi hai salvato. E invece di dire grazie, invece di ascoltare me, che io le avviso, che sono la sette, una testimone, che sono testimoni, di Geova, sono dei bugiardi, sono la sette, fanno il lavaggio cervello, state lì che fatica a uscirmi. Lei che cosa ci interessa? Io voglio sentire la loro storia e io voglio anche entrarci, va bene? Te lasci stare. Questi sono molto maleducati, grazie, scusi. Sì, l'informazione del comune fa quello che vuole, però a quel punto noi abbiamo fatto quello che è il nostro progetto, c'era la nostra possibilità, la libertà, ognuno ce l'abbiamo fatto come riesce con il testo. Sì, siamo uno spunto che chiudiamo perché sono siamo voluti lavorare. No, una cosa per dire. Molte volte in questi gruppi esistono le dottrine per gli interni e le dottrine per gli esterni, quindi all'interno si dice una cosa, all'esterno si dice un'altra. Ed è quello che tra i testimoni di Geova la menzogna è definita come non dire la verità a chi se la merita. Quindi tu non te la meriti, quindi non hai bisogno se te la dicono. Infatti esistono tutta una serie di istruzioni date dal loro ministro ufficiale, ad esempio in caso di relazioni tra coniugi, tutte le bugie da dire nel caso in cui trovi l'affidamento del figlio, oppure nel caso in cui siano necessarie trasfusioni, tutto quello che si deve dire per... E vengono istruiti su questo, su dire cose che non sono vere, però per loro non è menzogna perché tu non ti meriti. Io vorrei sentire una cosa, cioè tutte queste persone che diciamo così fanno parte di queste sette diavolte, non sette satani. Non è che a loro volta diventano degli diavolati proprio puri e abbiano bisogno anche di esorcismi? Adesso però cerco di essere veramente breve. Il mondo del satanismo non è tutto omogeneo, viene suddiviso in diversi filoni. Penso che comunque in qualche modo porre un culto al Satana, che lo chiamo Satana, che lo Satana, che è Lucifero, lo pensi come entità personale, realmente esistente, proprio vedendo la sera della Bibbia mascherandosi dall'altra parte, oppure se lo interpretano solamente come diciamo un principio di ribellione, anzi di illuminazione, tirarsi fuori la tirannia di un Dio geloso e appunto tiranno,